La pergola del giardino Bardini tornerà a coprirsi di tante sfumature diverse di viola intorno a metà aprile. È atteso per quel periodo l'inizio della fioritura del glicine davanti a uno dei panorami più spettacolari di Firenze. I visitatori, armati di obiettivi e cavalletti o semplicemente di ispirazione e sensibilità, potranno partecipare al contest fotografico Sotto il glicine, che premierà i 5 migliori scatti pubblicati su Instagram tra il 20 aprile e il 2 maggio 2023. Il concorso quest'anno ha per tema l'amicizia. Nel linguaggio dei fiori e delle piante, il glicine in Cina e in Giappone simboleggia proprio l'amicizia. In diverse storie si narra che gli imperatori durante il loro viaggio portassero con sé dei piccoli bonsai di glicine da regalare in segno d'amicizia e benevolenza. La classifica delle fotografie vincitrici del concorso, come d'abitudine, sarà a cura della community di Villa Bardini. L'iniziativa del contest fotografico è di Fondazione CR Firenze in collaborazione con il suo soggetto strumentale Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, che gestisce il complesso di Villa Bardini. Il contest è aperto a tutti, è sufficiente seguire Villa Bardini su Instagram, visitare il giardino e pubblicare sul proprio profilo una foto sul glicine utilizzando il tag Villa Bardini e gli hashtag Villa Bardini sotto il glicine e Glicine Bardini Contest. Le 5 immagini più belle saranno selezionate da una giuria e verranno condivise sul profilo Instagram di Villa Bardini per la votazione pubblica. Una volta concluso il concorso, le foto vincitrici saranno anche esposte all'interno di Villa Bardini. Come premio, il vincitore del contest potrà entrare gratuitamente con un accompagnatore a tutte le mostre di Villa Bardini in programma nel 2023 e al Giardino Bardini. Gli altri 4 classificati avranno anch'essi l'accesso gratuito singolarmente.